Come ogni martedì con la nostra make-up artist Lunata Donio ci faremo belle. Oggi in particolare parliamo di sopracciglia. E allora spiegaci, Luna, cosa andrai a realizzare anche nella forma, nell'infoltimento delle sopracciglia. Certo, oggi abbiamo come modella Marianna che nonostante il suo viso sia veramente un bel viso regolare, vediamo che le sue sopracciglia sono un po' sottili e quindi molto irregolari. Vedremo come la realizzazione prima di un sopracciglio, facendo poi il paragone con il secondo, le cambierà totalmente i connotati. Io vorrei dare un consiglio per le persone che sono a casa su come costruire le proprie sopracciglia. Perfetto. È un piccolo segreto. Attenzione, che è un segreto che ci svela Luna. Con un pennello, con un bastoncino, lo appoggiamo sulla aletta del naso e lo facciamo coincidere con l'interno dell'occhio. Sì. Scopriamo da dove devono partire le sopracciglia. Perfetto. Nella aletta del naso, all'esterno dell'occhio, dove devono arrivare le nostre sopracciglia. Aletta del naso, centro dell'occhio, dove deve arrivare l'angolo superiore delle sopracciglia. E devo dire che su questo la modella eccetto è l'angolo, perfetta. Sì, ecco. Più o meno. Allora, cominciamo a truccare la nostra modella. Che trucco hai pensato per lei? Vedere un po' meglio il trucco delle sopracciglia, ho pensato di realizzare un trucco molto molto semplice, un trucco da giorno che le evidenzierà il suo sguardo, già molto bello, lo metterà un po' in evidenza. Tra l'altro, diciamolo che queste sopracciglia ci cambiano sempre forma, un anno va all'ala di gabbiano, un altro anno va la sopracciglia dritta e più folta. Quindi magari molte signore che hanno tolto la sopracciglia negli anni passati si ritrovano... Sì, quest'anno decisamente il sopracciglio è molto, molto folto. Io ho detto un po' la Frida Kahlo, tolte diciamo i peletti al centro, va questa sopracciglia molto folta, spessa. Allora intanto stiamo stendendo il fondotinta con questo pennello, impariamo anche a fare questo, perché a volte basta un velo di fondotinta, signore, e si esce, no? Si esce di casa. Beh sì, se il fondotinta è il fondotinta giusto, ecco, è buono. Ricordiamo anche che il fondotinta ci aiuta anche a proteggere la nostra pelle. Potrebbe non avere anche un fattore di protezione, assolutamente difetti. Sì. A uniformare l'incarnato, a renderlo più luminoso e quindi a nascondere i piccoli difetti. Ricordiamo che non c'è bisogno di una quantità enorme di fondotinta, perché altrimenti si nota più il fondotinta che la persona che la stessa. Pelle. Allora, con questo tipo di incarnato, quali sono i colori assolutamente da evitare? Parli del fondotinta? No, parlo proprio dei colori poi magari di ombretto, anche di blush on, chiamiamo di fard, come possiamo chiamarlo, di rossetto. Allora guarda, io ti dico che sono molto rispettosa dei gusti personali di un soggetto. In realtà, basandoci sulla teoria dei colori, ci possono essere dei colori che sono più adatti ad una persona, quindi con i colori complementari, ad esempio le ha gli occhi verdi, il rosso, quindi tutto ciò che contiene il rosso, un ombretto con una piccolissima pigmentazione rossa, quindi un marrone rossastro, così per andare avanti con un viola o un prugna, tutto ciò che contiene il rosso può risaltare il verde dei suoi occhi. Ah, sì, i colori complementari, se posti uno accanto all'altro, possono assolutamente risaltare i colori, così come annullarli. Questo per un discorso un po' tecnico, non ci inoltriamo ulteriormente, però risaltare gli occhi verdi, per esempio, un qualsiasi colore che contenga il rosso. Ma tu parli di rosso, quindi parliamo anche di, per esempio, di ombretto che dà un po' sul terreno, oppure di rossetto. Adesso parlavo degli occhi, perché gli occhi sono verdi. E quindi questo rosso dove lo andiamo a inserire? In un ombretto che contenga il colore rosso. Che contenga un prugna, marrone, ecco, un po' più terra caldo, bruciato. Esatto. Tutto ciò che può contenere il rosso le risalta sicuramente il verde del suo colore, dei suoi occhi. Sai, insomma, adesso stai mettendo un correttore per le occhiaie che lei non ha, però, però noi lo facciamo vedere per chi invece dovesse avere degli occhiai. Ricordiamo i colori, per esempio, per chi ha l'occhiaia un pochino sul blu, mettiamo un colore arancione. Un colore arancione e il blu sono dei colori complementari, perché se il rosso invece uno sopra l'altro si annullano. Per chi ha invece il sott'occhio un po' rosso, il no, non è il verde. Non il verde, non mettete il verde, un po' no, il giallognolo. Intanto meglio il giallo. Meglio il giallo. Assolutamente. Comunque le basi gialle o arancioni di correttori sono correggono molto perfetto bene il bluastro, il verdognolo delle allora delle torneremo a parlare di trucco, di dediche, di quant'altro tra un minuto. Andiamo a vedere la nostra Luna Taddonio a che punto è con questo tutorial che, ricordiamo, oggi ci aiuta a correggere le sopracciglia.
Prima però stiamo realizzando un trucco, Luna. Abbiamo praticamente finito. Molto bello, devo dire. Uno delle due sopracciglia, in maniera che si possa vedere la differenza tra uno e l'altro. Vediamo bella veramente l'espressività dell'occhio. Ecco, quindi la destra è, come vedete, molto più folta rispetto alla sinistra. Luna, correggimi. Guardate come cambia l'espressione del volto. Io ce l'ho più folte. Belle, mi piacciono più folte. Più folte. Vedete come questa parte, la parte destra, sembra proprio più rilassata rispetto a questa, che sembra più... Scusate, la sua parte destra sembra più irrigidita, più quasi arrabbiata. È vero. Mentre questa parte qui sembra decisamente più rilassata, no? Quindi cambia proprio l'espressione del volto. Parliamo un attimo del trucco che ho fatto? Sì, parliamo del trucco. E poi ci dici anche come si possono correggere dei piccoli difetti, se ci puoi dare qualche suggerimento, qualche trucchetto per nascondere qualche imperfezione. In generale. Certo, poi ne parliamo. Allora, per gli occhi molto semplicemente, con una matita marrone, che se trovassi sarebbe anche carino, comunque una matita marrone luminosa, le ho contornato la congiuntiva superiore e inferiore, quindi dando all'occhio un po' più di incisività. Profondità, ecco. Dopodiché con un ombretto in crema marrone l'ho applicato in tutta la superficie della palpebra, stendendolo poi fino alla piega naturale della palpebra. Se della guarda palpebra. Dritto, ci rendiamo conto fino a dove la sfumatura deve arrivare, certo. Proprio per alzare e ingrandire, alzare lo sguardo e ingrandire l'occhio. Idem nella parte inferiore. Quindi sempre con questo ombretto resistente in crema, l'ho steso e poi sfumato appunto nella parte inferiore. Mascara e l'occhio è finito. E l'occhio è fatto. Adesso vogliamo proprio in diretta effettuare il trucco sull'altra sopracciglia e renderla simile a questa che hai fatto? Assolutamente. Così le signore da casa vedono proprio che cosa stai usando, per esempio. Allora, un pennellino. Vorrei fare una precisazione. Sì. Tante volte si fanno degli errori proprio nella scelta dei materiali. Allora, utilizzando degli ombretti semplicissimi, chiaramente facciamolo matte, vedere, opachi, che abbiamo pochissimo tempo. Ok. Ecco. Unendo, dobbiamo trovare la stessa colorazione del pelo. Ecco, guardate, del nostro signore, pelo. Guardate. Quindi, con un pennellino piatto, sfumiamo con un ombretto proprio del colore della vostra sopracciglia, potete ingrandirla, alzarla o abbassarla a seconda della vostra imperfezione, perché spesso e volentieri noi abbiamo un sopracciglio più alto dell'altro e noi in questo modo possiamo... In maniera molto naturale, perché esatto, riproduciamo con un pennellino piatto trasversale quasi una di peletti. Perfetto, che... io ti ringrazio. Intanto, Luna, torniamo più tardi da te. Allora, raccontaci, Luna. Abbiamo quasi terminato, come vedi il suo sopracciglio destro anche l'abbiamo terminato e l'effetto è molto naturale, perché deve riprodurre proprio come se lei avesse le sopracciglia più folte, semplicemente non so se ricordate come erano sottili. E con l'ombretto, vorrei fare una precisazione sull'ombretto. Certo. È molto importante trovare la stessa identica colorazione del pelo. Tante volte scegliamo una matita piuttosto che un ombretto sbagliato, perché magari con una pigmentazione troppo rossastra all'interno, d'accordo? Quindi un marrone molto caldo, che fa vedere la differenza di dove siamo andate a truccare e i suoi peli naturali. Quindi si vede la correzione. Senti, Luna, ma tu adesso hai eseguito questo infoltimento con questo pennello piatto. Si può fare anche con una matita? Si può fare anche con una matita molto sottile, dalla mina molto sottile, perché il tratto deve essere non troppo grasso. La matita, quella classica che conosciamo, io la evito perché rimane un po' grassa, lucida. Allora, ricordiamo perché abbiamo in qualche modo corretto queste sopracciglia, perché la nostra modella le aveva molto sottili. E quindi le abbiamo infoltite perché adesso vanno queste sopracciglia un po' più folte. Sulla nostra Nadia Bengala, per esempio, tu faresti qualcosa? Vediamo il suo splendido viso. Guarda, lei ha un sopracciglio molto folto, quindi perché il pelo riempie molto il sopracciglio, quindi probabilmente le inspessirei giusto pochissimo alla radice. È l'unica cosa che farei. La radice sarebbe quella verso il naso? Sì, la parte, l'inizio del sopracciglio. Quindi alzeresti un po' e andresti un po' più dritta. Esattamente.
anziché me l'hai detto bene, alzerei un po', proprio sì, per rialzare la parte iniziale del sopracciglio, perché altrimenti rischia un po' di rendere lo sguardo un po' cupo. Un po' cupo, però sì. Nadia, abbiamo estremizzato chiaramente. La prossima volta mi faccio truccare. Ecco, la prossima volta fatti truccare la nostra Luna, che cura l'immagine di tutti noi ed è bravissima. Bene, è bravissima, veramente. Allora, quali altre correzioni si possono fare oltre a questa che hai realizzato? Allora, guarda, per finire il make-up potrebbe capitare che, ad esempio, con l'ombretto c'è caduto un po' di ombretto nella parte degli occhiali. Sì. Spesso capita questo. Sì, d'accordo? È vero. Se non è una quantità eccessiva, possiamo, prendendo i nostri illuminanti, riprendere lì dove li abbiamo depositati all'inizio, sì, e deporre una piccola quantità, depositare una piccola quantità e andare di nuovo a stendere. Sempre con il pennello. Alla fine del trucco, in maniera che se per caso gli occhiali dovessero riuscire fuori, proprio perché magari un po' di ombretto è caduto, e spingendo in su, proprio per evitare che venga rovinata la sfumatura della parte dell'occhio, quindi dalla parte inferiore alla parte superiore, e illuminiamo l'occhiaia. Allora, ripetiamo, noi abbiamo in questo momento fatto un infoltimento delle sopracciglia che si possono realizzare con un pennello piatto dello stesso colore. Piccolino, piatto, dello stesso colore, attenzione, delle sopracciglia, né più chiaro né più scuro, perché sennò ce ne accorgiamo ed è brutto. Ma anche se, insomma, la sopracciglia deve essere di un tono più scuro rispetto ai capelli, questo lo possiamo dire? È proprio un tono? Per intensificare lo sguardo, sì, mezzo tono. Mezzo tono più scuro rispetto ai capelli. Sì, allora, noi ringraziamo Luna Taddonio per essere stata Grazie con noi, a voi. Tornerà la prossima settimana per insegnarci altri trucchi per il make-up.